Bentrovati amanti dell'horror in questa nuova reaction su il cartone animato di Sirenet. Maronne, sono emozionatissimo, non vedo l'ora. Vi ricordo come sempre che le magliette ufficiali dei proxy del doc sono disponibili, le trovate nelle schede, in descrizione, dovunque, non avete scuse. Ovviamente sono in edizione limitata, quindi ancora per poco, sbrigatevi, sbrigatevi. Ma ora sediamoci comodi perché questo video è un capolavoro. Il brivido sta arriva! Ovviamente avrebbe deciso di tornare. Ogni giorno nebbioso è buono per lui. Sta parlando del Sirenhead. È lui o non è lui? Certo che è lui! Ma oggi, se fosse abbastanza intelligente, avrebbe fatto meglio a restarsene nella sua tana. Ma ora lasciatemi raccontare una storia. Quel giorno sarebbe stato semplice stare a casa, lavorare e coltivare il campo, lavare i panni, come mi avevano chiesto mamma e papà. Ma il sole era così caldo e invitante, un perfetto giorno d'estate che non poteva essere sprecato. Dovete stare a casa, trimoni! C'erano un milione di cose che poteva fare un bambino in campagna in un giorno così luminoso. Ovviamente mi avevano chiesto di stare lontano dai boschi, ma io sgattaiolavo sempre di nascosto. Però così te le cerchi le sbottigliate, caro il protagonista di questa storia. Nessuno riusciva a fermarmi. Pensavo che mia madre fosse paranoica nel dirmi che aveva sentito molte persone scomparire misteriosamente nei boschi. Erano le classiche cose che si leggevano nei libri per bambini, in fondo. E invece è sbucato fuori un Akuma X-Rex. Oh no! Selvatico, T-Rex. Ma era tutto inutile. Mia madre non riusciva a spaventarmi con queste storie. Erano noiose. Ormai sapevo che erano solo storielle di fantasia. Non era la realtà. Ero sicuro che ci fossero creature misteriose là fuori. Mi sto già cacando. Quello che mi spinse ad andare nel bosco quel giorno fu la mia ingenuità, la mia voglia di avventura e soprattutto una ragazza di nome Caroline. Ah beh, c'è una ragazza di mezzo? E allora sei scusato, furbacchione, furbacchione. Pur pensandoci tutti i giorni della mia vita, ancora oggi non so esattamente il perché successe quella catastrofe. Forse sono stato poco attento o non ho osservato bene l'ambiente circostante. Io e il mio cane Milo, Milo Cotogno, camminavamo e camminavamo, fin quando lui non sentì qualcosa e si mise a ringhiare. Ma io non ci feci molto caso, ringhiava sempre alle persone sconosciute che incontrava. Maronne, evoco un cannavacciuolo in posizione di attacco. Con due cazzotti ho svegliato il fratello addormentato. Ma in quel caso fu comunque strano, perché ci trovavamo nella profondità del bosco. Mi aspettavo che Caroline sbucasse fuori da dietro un albero, da un momento all'altro. Era sicuramente vicina, anche se ancora non la vedevo. Stai attento, protagonista della nostra storia, che quello è un Bob e Malle modificato dietro l'albero, non è Caroline? America, l'America! Poi lei cominciò a urlare il mio nome, chiedendomi dove fossi. Jackson! Jackson, dove sei? Dai, Jackson, vieni fuori! Non andare, pezzo di baccalà, che non è Sprinzolina che ti sta chiamando, è qualcun altro! La sua voce era strana, distante, ma forse era solo la mia immaginazione che mi faceva sentire queste sue parole. Non era abituata a stare nel bosco, così mi preoccupai del fatto che si fosse persa. Ma che bravo! È proprio innamorato. Innamorato follemente. Con 24.000 baci, oh oh. Anche se non sembrava spaventata dalla voce. Arrivai al punto di incontro prefissato, dove c'era un vecchio ceppo di un albero con quella che sembrava una faccia scolpita dentro di esso. La foresta era oscura, gli alberi erano altissimi e non lasciavano passare la luce. E non sono riuscito a capirne il significato. Sembrava che anche gli animali avessero paura di quel posto maledetto. Nessun uccellino canticchiava, nessun scoiattolo si arrampicava sugli alberi. Ancora non vedevo Caroline, ma lei continuava a chiamarmi, a dirmi di andare da lei. Lascia stare, Jackson, che è regina di Pixolao, altro che Caroline. Ma non lo capisci che ti stanno facendo un agguato, che qualcosa
cosa sta tramando. Qualcosa mi puzza. Milo, il mio cagnolone, ehi, ciao, stava diventando nervoso e anche io stavo cominciando a preoccuparmi. Sentivo che stava per accadere qualcosa di strano o qualcosa di brutto. Ero preoccupato che Caroline si fosse fatta male e che avesse bisogno del mio aiuto. Così andai nella direzione della sua voce. In profondità, nel bosco, urlai il suo nome. Ancora e ancora. La mia ansia continuava a salire, così come la quantità degli alberi in quella dannata foresta. Lo ammetto, stavo cominciando a credere a quelle storielle per bambini di ragazzi scomparsi nella foresta per colpa di strani mostri. Noi intanto prepariamo gli schiaffoni, come se non ci fosse un domani! Pensavo a cosa dire a Caroline una volta che l'avessi trovata. Desideravo dirle di quanto io mi sia preoccupato per lei e di come sia andato incontro al pericolo per salvarla. La sua voce continuava a riecheggiare nella foresta. Jackson! Jackson! Sembrava vicina. Ma poi qualcosa cambiò. Qualcosa nella sua voce cominciò a terrorizzarmi. Eccolo, dai, è arrivato il momento. Ai ai ai, ho paura, ho paura. Non voglio avere niente a che fare con questo serenetto. Niente, 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 niente. Poi Milo cominciò ad abbaiare e a ringhiare e a girare intorno a me sempre più nervoso. Preso dalla foga, non mi accorsi di una radice che spuntava dal terreno e ci inciampai sopra. Sì, ma che sfortunato Michael Jackson. Per favore, regia, sigla di Michael Knight, Supercar, per smorzare la tensione. Un dolore lancinante alla gamba mi colpì e rimasi a bocca aperta osservando cosa si stava avvicinando. Ai ai ai, i caramba e caramba, la Coffin Dance. Era alto almeno 12 metri. È lui o non è lui? Certo che è lui, il re di pixel modificato sotto il porticato di Caracas o Siren Head? Ah, non lo so io. Era un'inquietante combinazione tra un uomo e una macchina. Non avevo mai visto una cosa simile. Le sue braccia e le sue gambe erano scheletriche. Potevo vedere le sue vene e le sue ossa attraverso la pelle. Non aveva organi dentro al suo petto. Sembrava un mostro scheletrico senza anima. Ma la cosa più raccapricciante era la sua testa. Oddio! Salviamoci, salviamoci! Al posto del viso c'erano due sirene che puntavano in due direzioni opposte. Ma stammi lontano che non voglio ammalarmi, eh? Chiamo Giuseppe Conte, lo chiamo Geraldo! Non facete come le pecore. Niente occhi, niente orecchie, solo un'orribile bocca all'interno delle sirene. Rimasi scioccato nel vederlo. Rimasi ancora più scioccato quando il mostro si abbassò e si avvicinò a me, aprendo quella spaventosa bocca. Ascoltiamo, ascoltiamo. Jackson! Maron! La voce della fidanzata che sentiva prima proveniva da questa bestia! Corsi più veloce che mai, senza pensarci due volte. Scappa, corri che c'è il Nemesis! Molo ciapa, molo ciapa, molo ciapa! Ero terrorizzato più che mai nel sentire la voce della mia amata Caroline provenire da quel coso. Mi rincorse, spaccando tutti gli alberi che si frapponevano fra me e lui. I tronchi enormi cadevano come foglie, producendo un rumore assordante. Fu allora che le sirene cominciarono a produrre suoni inquietanti dalla loro bocca. Ma che brutta, brutta situazione! I miei muscoli stavano bruciando per via della corsa. I miei polmoni stavano cedendo. Non ce la facevo più. Uscito dalla foresta, vidi mia madre e il suo furgone che mi aspettava per salvarmi. Era sconvolta e preoccupata per me. Sono sicuro che si sentiva il terreno tremare per via dei passi del mostro a chilometri di distanza. C'era anche mio padre che stava tenendo in mano un fucile carico, pronto per sparare. Ma non appena vide quella bestia spaventosa, abbandonò l'idea di affrontarlo e disse a me e alla mamma di correre verso il rifugio antitornado che avevamo lì vicino. Guardate, guardate, guardate quanto è alto quel trimone maledetto del Siren Head, guardate! Pensai che il rifugio non bastasse per tenerci al sicuro da quel gigante spaventoso. Il mio corpo era ormai stremato e il dolore alla gamba si faceva sempre più intenso. Ce la misi tutta per arrivare al rifugio e alla fine ci riuscì. Mio padre aprì la porta del rifugio. La cosa ironica fu che non c'era nessun tornado alle nostre spalle, ma qualcosa di peggio. Qualcosa di peggio pure di un re di pixel selvatico. I nani, i nani, i nani sulle rive del fiume.
Io e Milo Cotogno ci fiondammo dentro, senza nemmeno pensarci. Ma poi realizzai. Dov'era mia madre? Era inciampata alle mie spalle! Ma qualcuno faccia qualcosa! Qualcuno vada ad aiutarla! Chiamate i carabinieri con i lanciafiamme! Chiamate la polizia! No! Chiamo Tiziana Leone! Si rialzò e riprese a correre più veloce che potesse. Ma il mostro era vicino. I suoi occhi terrorizzati guardavano i miei. Io ero impotente, non potevo fare altro che urlarle di sbrigarsi, di correre! Poi la bestia colpì il terreno così forte da creare una specie di terremoto. Così forte che pensai addirittura che la mia casa potesse crollarci addosso. Uso la carta trappola esorcismo di Papa Francesco. E infine mosse la sua mano gigante verso la mia povera mamma. La prese, quel mostro, la prese e la agguantò. Non volevo guardare, non volevo guardare. Mia madre pianse e urlò dal dolore. Il mostro la sollevò dal terreno, si voltò e se ne tornò nella foresta. Mentre io e mio padre non potevamo fare altro che guardare impotenti. Maledetto! Vengo lì con tutta la Zap Force al completo, ti faccio i capranzi. Ah, ma quindi il vecchietto dell'inizio della storia era quel ragazzino che stava raccontando tutto. Wow, wow, wow. Milo, preparati. Dobbiamo andare a caccia, dissi. Aspettavo quel momento da una vita. Quella mattina avrei finalmente sistemato i conti con quella bestia che rovinò la mia famiglia, che rovinò la mia intera esistenza. Mamma, ti troverò, ti vendicherò! Non sapevo se il mostro l'avesse uccisa o semplicemente imprigionata dentro le sue fauci. Non sapevo nemmeno dove fosse andata la bestia, dove si trovasse oggi, se avesse torturato o meno mia madre. In fondo era stata tutta colpa mia. Dovevo porre la parola fine a tutto questo. Secondo me, le ha fatto i capranzi. Poi, è solo una mia speculazione, eh. Mio padre impazzì nel corso degli anni, diventando un alcolizzato, e alla fine morì nella totale disperazione. Siamo rimasti solo io e Milo, e finalmente la faremo finita. Bravo, sei più forte di Ciccio Gamer Arabo. Siete solo dei bufu, capito? Bufu. Quella bestia rovinò anche altre famiglie, ne sono sicuro. Ma sono anche sicuro che nessuno ha mai provato a cacciarla e a stanarla. Nessuno si è mai vendicato. Sono uno dei pochi che non ha dimenticato, che ha trovato il coraggio. Ma io sono innamorato follemente di questo vecchietto. Adoro, adoro, adoro! Italia! Ti conosco e non ho nulla da perdere, brutto bastardo! Fatti sotto! Yam e Bell, siamo tutti con te! Fatti sotto, Sirenhead! Zan, zan, zan! Che la battaglia abbia inizio! Jackson, vieni! Dice la carogna con la voce della madre. Hai preso mia madre, hai preso Caroline. Quante altre voci hai rubato? Guardate quanto è fiero il cane, sta ringhiando come un dannato, e lui col fucile. Mamma mia, come mi sto proprio emozionando. Vai! Sbottiglialo, fallo cadere a pezzi per tutti gli dei. Gli ha sparato, ragazzi. Dai, Jackson, dai, dai, dai. Ha tirato fuori l'accetta. Azzoppalo, rompigli le pelotas. Dai, dai, i capranzi, i nani. Ma Sirenhead non demorse e gli tirò uno schiaffone. Come andrà a finire questo scontro all'ultimo sangue? Si sentì il suono delle sirene provenire da quel trimone robotico. Non dire parolacce, eh? No! Se lo vuole mangiare, ma dov'è il cane? È la nostra ultima speranza, mo se lo mangia, aiuto! Ciolao di un ciolao! Svegliati, svegliati che ti mangia anche le dita dei piedi! No! Dai cagnolino, pensaci tu, azzannali una gamba! Fagli vedere che non abbiamo paura di un re di pixel head qualunque! Ansietta e contro ansietta come se non ci fosse un domani! E invece? No! Ma come? E il cane è rimasto lì, fermo, a guardare! Ma che cane sei, Milo? Ma minchia, ma non potevi inghianarti e fare i capranzi a destra e a sinistra, ma dai! E poi cosa succede? Milo! Come, Milo! No! Plot twist dei plot twist! Jackson è stato mangiato! E adesso il Sirenhead vuole mangiarsi pure il cane, utilizzando la voce del suo vecchio padrone! Sconvolto! Sono senza parole, ragazzi! Voto 1 miliardo a questo video! È bellissimo! E voi che facete? Che voto gli date? A 500.000 like? Porto il Draw My Life del Sirenhead!
Lo faccio, non me ne pento. Ma tutto questo solo dopo aver dato la caccia a Ready Pixel, che in sti giorni è più intrimonito del solito. È nervosissimo, guardatelo. Voi non lo vedete, ma è così, eh. Cioè, si sta trasformando in un sirenè anche lui.